Una buonasera dal Palabeker di Piacenza, dove sta per andare in scena la 21esima giornata del campionato di Serie B Girone A. Quest'oggi la Beker di Piacenza ospita la Blue Card San Miniato, formazione che si trova all'ottavo posto in classifica, quindi in piena lotta playoff. Piacenza dal canto suo ha agguantato nell'ultimo turno il secondo posto in solitaria, ha vinto sul campo di Torino con la concomitanza delle sconfitte rispettivamente di Cecina e Cento, e quindi da sola alle spalle di Forlì, capolista, quota 36 punti. Qui al mio fianco Marcello Merli, che racconterà con me questa partita contro una formazione toscana che si preannuncia piuttosto difficile da affrontare. Sì, buonasera a tutti, ha ragione Luca nel dire che questa sarà una partita difficile, perché San Miniato è una squadra che gioca con tantissima intensità e fa giocare male a basket gli avversari, nel senso che spesso rompe i giochi appunto con l'intensità difensiva, i raddoppi e l'atletismo. San Miniato non è qua in gita perché comunque verrà per consolidare la propria posizione in classifica, che le permette di conquistare l'ultimo posto nei playoff. D'altro canto Piacenza deve confermarsi come seconda forza del campionato dietro a Forlì, che sta tenendo un ruolino di marcia impressionante con solo 2 sconfitte in tutto l'anno. Il secondo posto in classifica è molto importante anche in ottica playoff. Intanto vediamo che le squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco. In quintetto per coach Bizzozzi vediamo Luigi Dordei, fermo a più riprese negli ultimi tempi, l'ormai noto infortunio, poi qualche problema dopo la trasferta di Forlì. Accanto a lui Gasparin, Magrini, Soragna e Francesco Infante. Mentre per San Miniato partiranno in quintetto Stefanelli, Zita, Bruno, Giancarlo Pagni e il numero 9 Roberto Bertolini. Ed è Bertolini pronto a saltare su questa palla a 2 contro Francesco Infante. Tutto pronto qui al Palabeker, pochi istanti si potrà finalmente iniziare con questa sfida. Ed è Piacenza a conquistare questo primo possesso, la ministra Gasparin che supera in questo momento la metà campo. Prova a prendere posizione Soragna sotto canestro, in realtà si butta poi dentro Gasparin, un tocco da parte della difesa, rimessa quindi per Piacenza. Sì, bello scarico che aveva fatto Gasparin per Dordei, che ha avuto difficoltà nel controllare il palleggio. Comunque ottima aggressività di Gasparin. E qua tutta l'esperienza di Soragna, che però sbaglia questo tiro. Successivo quel blocco si era buttato verso canestro sfruttando i buchi lasciati dalla difesa. Canestro non trovato, ma c'è il fallo sul tentativo successivo. 2 tiri liberi per Matteo Soragna. Sì, probabilmente la difesa sarà concentrata più sull'uscita del giocatore sul perimetro piuttosto che sul movimento del bloccante. Bravo Soragna a girarsi, poi ha incredibilmente sbagliato un layup molto semplice per un giocatore come lui, però è stato molto bravo a conquistare il rimbalzo offensivo e a subire il fallo. Adesso sbaglia il primo tiro libero. Un errore non usuale per lui. Non mi pronuncio prima di questo secondo tentativo. Questa volta segno, stavo per dire Soragna un ottimo, un eccellente tiratore di tiri liberi, non volevo essere smentito dai fatti. 1-2 per lui, 1-0 dopo poco meno di 30 secondi di gioco. Intanto attacca San Miniato, la palla va in post, arriva il numero 8 Bruno, scarico sotto, un errore, ma c'è un rimbalzo offensivo. In palleggio Bruno subisce un contatto falloso secondo gli arbitri, sarà quindi viaggio in lunetta per lui. Sì, fallo segnato probabilmente Luigi Dordei, che aveva preso un'ottima posizione, però ha commesso l'errore di appoggiare, di abbassare leggermente le braccia sull'attaccante che stava tirando. È un errore di aggressività che può essere perdonato, è molto comune nei lunghi tuoni in aiuto. Bruno intanto non punisce con il primo tiro libero, mani piuttosto fredde dalla lunetta, possiamo dirlo, perché ancora nessun tiro dal campo se non quello di Soragna sbagliato in precedenza. 0-2 per Bruno, punteggio che rimane sull'1-0. Attacca Magrini dal palleggio, con l'uscita di Soragna che viene servito. Ha cercato Infante, ma il diretto avversario Bertolini ha deviato la palla. Rimessa per Piacenza.
Sì, beh, classico inizio del gioco di Piacenza, come al solito viene cercato Infante spesso inizio azione. Adesso è già uscito Luigi Berbè, che probabilmente ha subito un colpo, è entrato Giuliano Samaggia. Ha subito un colpo al petto mentre Piacenza perde questa palla. Errore al tiro. Può attaccare Piacenza senza aver subito alcunché nell'azione precedente. C'è un fallo della difesa. Dordei, dicevo, uscito per un colpo subito, adesso lo staff medico si sta sincerando delle sue condizioni. È entrato Giuliano Samoggia. Poche le partite in bianco rosso per lui, ma sempre di altissimo livello e rendimento. Rimessa da fondo per Piacenza, arrivata nelle mani di Magrini. Adesso Soragna in punta, prova a prendere posizione Infante, marcato da Stefanelli, nettamente più piccolo di lui. Porta il blocco a Gasparin, cambio difensivo e su Infante, che ha una ricezione molto difficile. C'è Bruno, tiro praticamente allo scadere, l'errore. E ultimo tocco della difesa di San Miniato, buon per Piacenza che ha faticato soprattutto sui passaggi in questa occasione. Sì, beh, i difensori toscani sono molto bravi a stare in anticipo sia sulle linee di passaggio che sul post. Infatti non è riuscito ancora ad avere una singola ricezione pulita in post basso, nonostante la posizione buona. Non arriva il primo canestro dal campo in questa partita, sbaglia Soragna, il quale favorisce il rimbalzo offensivo. Altro fallo fischiato e attenzione, perché se non vado errato potrebbe essere già il secondo di Stefanelli. Ovviamente sbaglio, primo personale. Sarebbe stata un'ottima notizia per Piacenza. Stefanelli è nettamente il terminale offensivo principale dei toscani, 15 punti e mezzo a partita, quindi c'è da prestare molta attenzione a lui. Difficoltà sulla rimessa, in qualche modo riceve poi Infante sotto canestro, c'è un altro fallo. Sì, è una partita che è iniziata con una fisicità incredibile da parte dei giocatori di San Miniato, che comunque in qualche modo non devono sopperire al gap fisico in termini di centimetri e chili nei confronti dei diretti avversari di Piacenza, e allungano giustamente le mani, perché sennò altrimenti altre armi non ne hanno. Ciò comporta comunque tanti fischi arbitrali, specialmente nella ricezione sotto canestro. Intanto Infante realizza il primo tiro libero, va con il secondo anch'esso a segno. E San Miniato, che ha già raggiunto il bonus, non sono stati giocati nemmeno due minuti, dalla prossima occasione saranno due tiri liberi per Piacenza. Intanto vediamo i toscani attaccare, circolazione perimetrale, Stefanelli si alza da tre punti, sbagliato, e rimbalza per Magrini. Conduce l'attacco Gasparin, che si ferma fuori dai tre punti. Non c'è una linea di passaggio per Infante, quindi continua con il palleggio, si butta dentro Gasparin. Passaggio leggermente sbagliato quello per Infante, palla persa da Piacenza e errore sulla transizione offensiva per San Miniato, che ancora quota 0 punti quando sono stati giocati 2 minuti e 17 secondi in questa partita. Sì, Gasparina ha cercato uno scarico abbastanza difficile per Infante, perché si è fermato forse un po' troppo profondo e le linee di passaggio erano chiuse. Molto brava la difesa di San Miniato a chiudersi molto rapidamente. Attacca Soragna, che va da Magrini, si butta dentro, palla che circola sul perimetro per Gasparin, che ha un tiro apertissimo da tre punti, lo manda a bersaglio, 6-0 Piacenza. Sì, ottima azione, aveva creato molto bene Magrini, cioè, attirandosi addosso il difensore per poi scaricare Soragna, che è stato altrettanto bravo a scaricare rapidamente un passaggio totalmente smarcante a Gasparin, che ha dovuto solamente alzarsi e segnare. Nel frattempo c'è stato un errore al tiro di Bruno, un buon palleggio resto tiro che non è andato a buon fine, un errore poi a rimbalzo per Piacenza, che lo conquista nuovamente su questo nuovo errore dell'attacco toscano. Attacca quindi Gasparin, prova a prendere posizione nuovamente Infante, non viene servito, questa volta invece riceve il pallone, classico giro sul perno, errore al tiro, rimbalzo per Bertolini. Zita andato sotto canestro da Pagni, il quale trova i primi due punti per la sua squadra. San Miniato quota 2, Piacenza 6. Sì, Piacenza non si è accoppiata bene in questa transizione difensiva, infatti è rimasto Pagni contro Gasparino, sia un pivot contro quello che è di fatto playmaker della squadra, nonostante il fisico non sia esattamente da playmaker, però ha provato due punti facili con un semigancio molto mobile.
Tanto servito molto bene Malgrini sotto canestro, che accusa un contatto giudicato non falloso, errore al tiro per lui, può correre quindi San Miniato. Troppo facile questa penetrazione verso il ferro, però un errore inusuale da parte di Zita che non trova i due punti. Sì, aveva molto più spazio secondo me di quello che aveva percepito, è andato su aspettando che arrivasse prima o poi l'aiuto che non è arrivato e ha sbagliato un layup praticamente in 1-0. Casamoggia è stato bravo a fintare l'aiuto e non farlo per non dare punti di riferimento all'attaccante. Tanto allo scadere Soragna, tiro sbagliato, c'è un rimbalzo di Pagni, attacca San Miniato che prova ad alzare i ritmi, ma Piacenza è già rientrata. Stefanelli in palleggio fuori per il tiro giudicato da due punti, ma comunque a segno Bruno. Il 6-4 quando ci avviamo verso la metà di questo primo quarto. Sì, la difesa molto alta di San Miniato, perché pressa già nella metà campo sostanzialmente offensiva di Piacenza, sta creando confusione anche perché è l'unico playmaker di ruolo vero, ossia Sanguinetti, manca ancora, questo porta palle perse come quelle che abbiamo appena visto e facili contropiedi. Più che altro rallenta l'ingresso nel gioco di Piacenza, costringendo appunto il Beccari a soluzioni leggermente forzate. O al limite dei 24 secondi come è accaduto in precedenza a Matteo Soragna, che in questo caso serve Francesco Infante, si appoggia al ferro ma si appoggia al tabellone, trova soltanto il ferro, attacca ancora San Miniato, questa volta Stefanelli va da Pagni, arriva su di lui la difesa di Samoggia, lo costringe ad un tiro completamente fuori misura, rischia una palla persa Piacenza, ma Gasparin ne mantiene il controllo, ecco sfruttare il blocco di Samoggia, si arresta da tre punti, a segno, tiro probabilmente fuori ritmo, però ha ragione lui. Sì, dopo questo pick and roll laterale si è trovato completamente libero perché il difensore è passato dietro e il difensore del bloccante non si è portato in avanti per fare uno show, comunque per ostacolare il tiro. Gasparin, giustamente, anche se fuori dai giochi, ha trovato una soluzione molto semplice per lui. Intanto non ci sono problemi per Dordei, che ha recuperato dal colpo subito in precedenza, entra al posto di Infante, diventa molto più dinamico il quintetto scelto da Bizzozzi, con un lungo, sarà Dordei ovviamente a giocare da centro, sicuramente più pericoloso anche lontano da canestro rispetto a Infante. Sì, perché Piacenza ha in campo sostanzialmente tre ali nei ruoli di 3-4-5, per cui giocherà senza un pivot vero di ruolo e cercherà di occupare la posizione nel post basso con l'attaccante che probabilmente in quel momento avrà il mismatch più a favore, ossia sarà marcato dall'avversario diretto a cui rende più centimetri in vantaggio. Stefanelli in palleggio, mancano 5 secondi, si arresta da 3 punti, scheggia il ferro ma lotta molto bene Sollitto a rimbalzo, Sollitto è entrato da poco nella partita e l'ultimo tocco secondo gli arbitri è della difesa di Piacenza. Sì, sono di opinione contraria perché sembrava che il difensore di San Miniato, che l'attaccante di San Miniato avesse colpito la palla con la faccia prima che uscisse essa stessa dal campo. Adesso altre difficoltà sulla rimessa, Dordei molto bene in anticipo sulla linea di passaggio. Diciamo che in questi primi minuti non è la partita più spumeggiante che abbiamo visto finora, per usare un eufemismo, però è una partita molto intensa e molto fisica, devono essere bravi i giocatori di entrambe le formazioni a leggere ogni volta la situazione che può creare un maggiore vantaggio in attacco. Vediamo cosa sceglierà Gasparin, che supera la metà campo e poi si affida a Soragna. Dai e vai, gioco più semplice in questo sport, porta a due punti per Piacenza. Sì, quando sei molto aggressivo nei confronti del tuo attaccante diretto la coperta è un po' corta, perché come in questo caso è bastato un accenno di blocco per liberare Gasparin sul taglio, è stato molto molto bravo Soragna a servirlo. Troppo alto sulle gambe in questo caso Dordei, che colpisce Stefanelli, attenzione perché dovrebbe essere il secondo. Così è, secondo fallo personale per Luigi Dordei. Però rimane in campo per coach Bizzozzi, vediamo San Miniato attaccare con Di Noia che è andato da Serigne, palla sbagliata nel passaggio per Bertolini, attacca quindi Soragna che va da Gasparin, si alza nuovamente da tre, questa volta non trova il bersaglio e Bruno conduce la transizione offensiva.
Sollito a 3 punti, vale il 10, l'11 scusate, a 9 per Piacenza. Sì, è stato lasciato totalmente libero dalla difesa piacentina in questa transizione. Purtroppo quando si gioca con tanti giocatori che possono cambiare il proprio difensore, spesso non ci si accoppia subito, è un rischio che si corre, ma pazienza. Tanto vediamo la difesa sempre molto aggressiva di San Miniato. C'è una palla persa su cui Dordei chiede spiegazioni, perché chiede un fallo o perlomeno un tocco del pallone. Il contatto mi sembrava abbastanza evidente, proprio dell'avambraccio del difensore su entrambe le braccia di Dordei. Ha stata una situazione forzata, ma qua si era guadagnato, anzi meritava un fischio che purtroppo non è arrivato, per cui palla persa e rimessa per San Miniato. Intanto per Piacenza è uscito Soragna, è entrato Finn, che nell'ultima partita è stato miglior realizzatore dei biancorossi assieme a Gasparin con 17 punti. Piacenza recupera palla, è proprio Gasparin ad appoggiare i due punti su questo contropiede. 13-9, ottima difesa nella occasione precedente per Piacenza. Questa volta Serigne sbaglia il tiro a rimbalzo Dordei. Sì, mi sembra chiaro quale sia il piano partita di San Miniato, ossia che appena si ha una soluzione libera si debba tirare alla prima occasione, perché altrimenti una difesa fisica aggressiva come quella di Piacenza, dal punto di vista appunto, ripeto, fisico, può creare problemi nel caso di costruire una seconda soluzione offensiva. Intanto due buone cose di Fine, che aveva trovato molto bene Samoggia fuori dai tre punti, ha conquistato il rimbalzo offensivo sull'errore proprio di Samoggia, poi Dordei sbaglia in questa occasione, toccano un po' tutto il pallone e alla fine San Miniato con Di Noia ad andare nell'altra metà campo. Errore sull'appoggio al tabellone, Magrini finta il tiro da tre punti, si prende la conclusione e c'è il canestro, poi un fischio arbitrale. Il fischio è semplicemente perché Dordei e Sollito erano caduti, voleva sincerarsi delle condizioni. C'è un time out, non ho capito chi dalle due panchine l'abbia richiesto, molto probabile, ovviamente c'è stato canestro, quindi ovviamente sarà stata richiesta da San Miniato, che si trova sotto 15-9 quando manca 1 minuto e 40. Sì, a difesa schierata stanno facendo fatica entrambe le formazioni per due motivi. Piacenza sta cercando molto il gioco in post basso e San Miniato è molto bravo ad anticipare, mentre San Miniato cerca più le soluzioni in uno contro uno o comunque in isolamento sul perimetro, e Piacenza dei difensori molto bravi a muovere le mani, come nel caso di Magrini precedentemente, che a ostacolare il tiro, perché sono tutte e tre le ali e anche comunque le guardie sono alte e possono mettere in difficoltà. San Miniato ha fatto un paio di regali perché ha sbagliato dei layup molto comodi finora, perché il vantaggio di Piacenza potrebbe essere molto inferiore rispetto a quelli che sono i 6 punti attuali. Adesso vediamo come proseguirà in attacco Piacenza, continuerà a cercare l'appoggio in post basso o creare dei vantaggi, che ne so, dal pick and roll. In ogni caso la maggior parte dei punti che abbiamo visto finora derivano da ottime transizioni offensive di tutte e due le squadre. Intanto coach Bizzozzi ha richiamato in panchina Dordei, gravato già di due falli, è rientrato Infante. Attaccano gli ospiti, c'è un contatto falloso proprio di Infante su Zita. Sì, Infante ha fatto una giocata difensiva che in genere si vedono dagli esterni, ossia cercare di tagliare il blocco e andare sulla linea di passaggio. Lui è andato molto vicino a recuperare il pallone, purtroppo ha recuperato quello che mi sembra il polso dell'avversario, per cui ottimo fischio. Proprio Zita a uscire dai blocchi, apre il palleggio, si arresta, trova un compagno in Gaia Serigne, ribaltamento di lato, Zita, conclusione pesante sbagliata, a rimbalzo Finn che riconsegna il pallone a Gasparin, può attaccare Piacenza. Sì, sempre pressione molto alta di Sollito, che pressa praticamente Magrini nel tutto campo, facendogli sprecare molta energia. Ribaltamento molto difficile, palla troppo alta e quindi fuori dal campo, palla persa per Piacenza. Sì, probabilmente poteva anche essere servito Infante in post basso, perché sarà accoppiato con un esterno e c'era un passaggio
magari non proprio semplicissimo, però era la cosa forse più facile da fare in questa azione. Magari ne ha optato per un ribaltamento che avrebbe, sarebbe potuto essere fruttuoso, ma è venuto proprio male il passaggio troppo alto e palla persa. Può attaccare San Miniato nuovamente con Zita, che serve Stefanelli, ne è entrato nella partita, un contatto, secondo fallo per Infante. Si alza quindi dalla panchina Manuele Meschino. È un peccato per due motivi, perché Infante potrebbe essere un'ottima soluzione, perché un pivot così potente di ruolo non è nelle file di San Miniato, e porta Piacenza comunque in bonus, quindi da questo momento ogni fallo dei Beccari porterà due tiri liberi per San Miniato, che finora ci sta graziando dalla lunetta quantomeno. Stefanelli infatti ha sbagliato il primo tiro libero, rimane ferma quindi a 9, possono diventare 10 punti per San Miniato, così non è, perché 0 su 2 per Stefanelli, uno che tira con il 74% della linea della carità in questo campionato. Tanto Gasparini con un cambio di velocità si porta vicino al canestro, tiro è sbagliato, cioè, però rimbalzo offensivo, Magrini finta il tiro, ribaltamento Gasparin, palla gira nell'attacco piacentino, poi Meschino sbaglia questa conclusione dal mezzo angolo. Sì, mi sembra che nell'ultima azione Piacenza abbia peccato un po' di generosità, perché ha rinunciato a un paio di tiri che potevano essere comodi. Ne sono arrivati due altrettanto buoni, perché Magrini con un arresto tiro che prima aveva realizzato, poi Meschino dai 3 metri, potevano essere ottime soluzioni. Sì, non mi piace il fatto che si tentenni in attacco cercando soluzioni troppo comode rispetto a quelle che vengono offerte dalla difesa. Nell'altra metà campo invece molto bene Meschino su Serigne, lo costringe all'errore, poi il tiro sbagliato quasi allo scadere da Piacenza, quindi primo quarto punteggio piuttosto basso, 15-9, ma Piacenza avanti di 6 lunghezze. Sì, come dicevamo, è una partita veramente molto intensa dal punto di vista agonistico. Queste difese stanno creando stanno forzando delle percentuali molto basse da parte degli attacchi, che spesso finora non sono stati in grado di leggere quali sono le situazioni ideali per effettuare i propri giochi e trovare soluzioni migliori di quelle che hanno trovato finora. Percentuali molto basse, dicevi, Piacenza tira con il 29% dal campo, San Miniato con il simile 28%. Attacchi che stanno faticando molto proprio in virtù della grandissima intensità che la difesa sta mettendo. Sì, come dicevamo prima, la maggior parte dei canestri che sono stati segnati in situazioni di transizione, ossia quando la difesa non è ancora perfettamente schierata o magari gli accoppiamenti non sono quelli ideali. San Miniato gioco forza, deve cavalcare la transizione, perché altrimenti la difesa schierata fa obiettivamente fatica contro la difesa di Piacenza. Piacenza invece la sta trovando come soluzione alternativa rispetto a quelli che sono i propri standard di rendimento offensivo. Chi non sta subendo più di tanto questo avvio di partita è Gasparin, già a quota 10 punti personali con buone percentuali dal campo. Un grande avvio per il numero 11 della Beccheri Piacenza, che chiedeva spiegazione agli arbitri per un contatto in precedenza. Dovrebbe essere sul terreno di gioco anche per l'avvio del secondo quarto. Sì, offensivamente Piacenza difficilmente potrà prescindere da Gasparin, perché è quello più adatto a portare palla. Ricordiamo l'anno scorso molto spesso fungeva proprio da playmaker titolare, e adesso gioco forza costretto dall'assenza di Sanguinetti. Vedremo nel momento in cui dovrà sedersi a riposare, perché sarà, essendo pressato quasi a tutto campo per tutta la partita o per tanti minuti, sarà comunque molto dispendioso, per cui qualche minuto di panchina dovrà pur concederselo. Intanto prova a mettere le mani anche su questo pallone, non ci riesce sull'anticipo, ci riesce invece sul rimbalzo, perché Pagni ha sbagliato la conclusione dal pitturato. Gasparin tiene vivo il palleggio, aspetta un compagno, trova Magrini, prova a servire Samoggia, c'è un fischio arbitrale, fallo del numero 15 Nicolò Rinaldi. Sì, è entrata nei giochi, sembra un po' lenta quella di Piacenza, che spreca forse qualche palleggio sul posto prima di effettuare il primo passaggio. Adesso
È stata una rimessa un po' difficile quella di Magrini, che però è finito per servire a Samoggia, che con molta sapienza e molta tranquillità è riuscito a poggiare due punti molto semplici. Anzi, li ha fatti sembrare semplici, ma semplici non erano. Come semplice non è il movimento di Bruno, che con una finta fa saltare il difensore, appoggia due punti, valgono il 17-11, sempre avanti di 6 lunghezze Piacenza. E in questo caso è Magrini a portare palla, trova Samoggia molto lontano da canestro, prova a liberarsi Gasparin, uscita di fine che però non viene servito perché si è andati dall'altro lato, ovvero da quello di Magrini, che tiene vivo il palleggio, si butta dentro, c'è un fischio per un fallo subito, dovrebbe essere del numero 17 Pagni. Incredibile l'aggressività che mette Magrini in queste situazioni di uno contro uno offensivo. Ha cambiato mano dal palleggio con dei crossover, ha cambiato direzione 4 volte, alla quinta il difensore si è gioco forte alzato sulle gambe per contrastare il tiro e è stato battuto in uno contro uno. Mani piuttosto fredde per entrambe le squadre in lunetta. Magrini sbaglia questo primo tiro libero, vediamo come va la seconda conclusione, questa volta a segno, 18-11 per Piacenza. Zita trova Bruno che aspetta un compagno, riserve Zita, palla sotto da Pagni, poi Rinaldi, la palla che gira sul ferro, sulla sua conclusione da tre punti, rimbalzo per Samoggia e Gasparin a superare la metà campo. Sì, è stata curioso la scelta difensiva di Gasparin, che nel momento in cui Rinaldi ha ricevuto palla fuori dai tre punti e ha fintato il tiro, Gasparin si è proprio spostato battezzando il tiro dell'attaccante di San Miniato, e non è stato smentito. Probabilmente era nel piano tattico lasciare qualche tiro da tre punti a alcuni giocatori avversari senza mettere eccessiva pressione. Tanto eccessiva la pressione in precedenza da parte di Zita, ha commesso il terzo fallo personale, si è quindi seduto in panchina, richiamato da coach Barsotti. Gasparin prova a superare la difesa, ecco Finn, si prende la conclusione pesante, in qualche modo il rimbalzo offensivo di Magrini sull'errore di Finn in precedenza. Samoggia prova a prendere posizione, servito, ricezione difficile, quindi controlla palla la difesa. Sì, la posizione era ottima, il passaggio forse è stato un po' troppo lento, cioè è stato dato un po' troppo a parabola e ha dato tempo a due difensori di intervenire. Probabilmente doveva essere fatto un passaggio di transizione, nel senso un altro passaggio in guardia per poi essere servito Samoggia, mentre il passaggio diretto dal post alto è facilmente intercettabile. Fino ha sfruttato il blocco di Meschino, si va da Samoggia in punta, alta la pressione su di lui, Magrini batte dal palleggio Stefanelli e porta a casa un nuovo fallo. Secondo fallo per lui. Adesso Stefanelli si sta lamentando di questo fischio, ma ha proprio allungato il braccio e era in piedi sulle gambe quando Magrini ha cambiato direzione e velocità, per cui non potevano fare altro gli arbitri. È stato un fallo in attacco al numero 12 Samoggia. Sì, è stato fischiato un blocco in movimento. Adesso il difensore di San Miniato, che penso fosse Santiago Bruno, si è lasciato cadere forse un po' troppo facilmente, però la posizione non era totalmente legale con Samoggia, per cui un fischio che ci sta. Un altro fallo dovrebbe essere di Gasparin, che si accusa, primo personale, in precedenza invece il secondo per Samoggia. Pacchetto lungo di Piacenza quasi totalmente gravato di due falli ciascuno, ovvero Dordei e Infante, che sono sedute in panchina, e appunto Giuliano Samoggia. La fortuna di coach Pizzosi è di avere un pacchetto lunghi veramente profondo. A questi tre si aggiunge Emanuele Meschino, che è sul terreno di gioco. Sì, oltre alla profondità proprio di ruolo è il fatto che ci siano tanti giocatori che possono ricoprire il ruolo e lo spot di lungo nel caso. È stato gran cosa della difesa piacentina, non arriva al recupero, ma grande intensità che però porta a lasciare spazi all'attacco di San Miniato, colpisce da tre punti. Sì, peccato, perché Piacenza è andata molto vicino al recupero e, come spesso succede in questi casi, quando vai molto vicino al recupero poi c'è qualcuno dell'attacco avversario che è libero e in questo caso è Piacenza è stata punita.
solita aggressività dal palleggio di Magrini, non arriva fino in fondo, ma la palla arriva da Samoggia, tiro sbagliato, a rimbalzo è andato Rinaldi, attacca Stefanelli. La rimessa sarà per San Miniato, è stato un tocco della difesa. Cambio per entrambe le squadre, esce Stefanelli, entra Di Noia. Per San Miniato esce Samoggia, entra Soragna per Piacenza. Sì, sostanzialmente dal punto di vista tattico non cambia niente con questi cambi, perché si sono cambiati i giocatori nello stesso ruolo. Bella cosa di Bruno con un palleggio, arresto e tiro. Vale il meno 2 per i suoi. Mini parziale di 5-0, che in una partita dal punteggio così basso può fare la differenza. Riceve Magrini, su quale difende molto duro Sollitto come sempre. Meschino si prende l'arresto e tiro dalla lunetta. Sblocca il punteggio della Bakery. 20-16, mancano 6 minuti all'intervallo. Sì, al di là del canestro, la cosa che mi è piaciuta molto che ha fatto Meschino ora è stata il tempo del taglio, perché Gasparin stava cercando di servire Soragna in post basso che era chiuso e le linee di passaggio erano praticamente oscurate dalla difesa di San Miniato. È stato bravo Meschino a dare un'ulteriore linea di passaggio e poi ovviamente ancora più bravo a realizzare il canestro. Intanto Bertolini ha subito un fallo da parte di Magrini, sarà un viaggio in lunetta. Non prima del cambio operato dalla panchina di Piacenza, esce Finn, fa il suo esordio in questa partita Fabio Cuccarese. Ecco, Bertolini va a segno col primo tiro. Il 2-2, pronostico rispettato, parliamo di un giocatore statistica alla mano dal 93% ai tiri liberi in questa stagione, pressoché infallibile. Piacenza attacca con una Soragna praticamente sulla linea di metà campo, poi consegna a Magrini che chiude il palleggio senza avere un compagno, trova poi Gasparin, si butta dentro, palla a Soragna e c'è il passaggio diretto a Gasparin che viene sporcato dalla difesa. Sì, Soragna ha cercato un extra pass abbastanza difficile per Gasparin, era quasi impossibile che questa palla non fosse toccata dagli avversari perché comunque Gasparin era marcato. Buono comunque che la palla è rimasta in nostro possesso. Soragna non colpisce dalla lunga distanza, Sollitto conduce questa transizione. Sportellate sotto canestro tra Meschino e Bertolini mentre la palla esce dal campo. Ultimo tocco è di un giocatore di Piacenza. Ottimo intervento di Gasparin che ha giocato in anticipo forte sulle linee di passaggio a 13 metri da canestro e questa generosità purtroppo non è stata premiata dalla fortuna perché non riesce a recuperare totalmente la palla, però ha rotto i giochi all'attacco di San Miniato lasciando solo 12 secondi fino al termine dell'azione. Si riprende a giocare, si è asciugato il parquet in precedenza, ecco Sollitto fuori dai tre punti, prova a prendere posizione Bertolini, però c'è la difesa dura di Soragna su Rinaldi che tira allo scadere, solo ferro per lui, poi il passaggio sbagliato da Meschino, la palla rubata proprio da parte di Rinaldi, attacca Bruno, si arresta fuori dai tre punti, non colpisce, Cuccarese agguanta questo pallone, tre maglie rosse attorno a lui. E c'è un fischio arbitrale per un fallo della difesa. Sì, applausi per San Miniato perché sta mettendo un'intensità che io finora quest'anno non ho ancora visto. In questo caso erano tre difensori di San Miniato a contrastare l'apertura di Cuccarese, correndo anche un rischio perché se Cuccarese fosse riuscito a effettuare l'apertura avrebbe lasciato un contropiede 4 contro 2 ai suoi compagni di squadra, mentre loro veramente tosti mentalmente a contrastare e a lottare su ogni pallone.
bravo anche Cuccarese a tenere le mani salde su quel pallone, mani che tremano in questo caso dalla lunetta. Primo tiro libero fallito, la seconda opportunità in questo momento. Troppo corto e quindi può correre nuovamente San Miniato, ma Cuccarese ferma la corsa di Sollitto. Ferma fallosamente in questo caso, secondo gli arbitri. Quarto fallo di squadra per Piacenza in questo quarto. Mancano 4 minuti e 34, quindi bonus esaurito da entrambe le formazioni. Butta dentro molto bene Di Noia, si appoggia al vetro con la mano destra, trova i punti che valgono la parità, 20-20. Sì, ottimo primo passo di Di Noia, che lascia sul posto Cuccarese, che ha messo molta pressione ma si è fatto battere forse troppo facilmente. Tanto spazio per Gasparini, che sbaglia però questa conclusione. Provano a lottare sia Cuccarese che Meschino, ma è Bertolini ad averla meglio. Palla quindi del possibile vantaggio, il primo in questa partita per San Miniato. Si butta dentro nuovamente Di Noia, l'appoggio è troppo forte al tabellone, va giù su Ragna su un colpo per Di Noia, contro Di Noia, che era caduto. Ovviamente il giocatore in maglia rossa non ha colpe, però su Ragna sente molto dolore in questo momento. Non ho capito se si tratta solo di botta o se si è girato quel ginocchio. Adesso sta sentendo molto molto male Matteo Soragno. Sì, è accasciato a terra, è arrivato in questo momento il fisioterapista della squadra, arriva anche il medico. E quel ginocchio lì non convince più di tanto Soragno, diciamo così, perché la gestualità del corpo è di uno che sta sentendo male in questo momento. Speriamo ovviamente sia solo una botta, che spesso sono anche più dolorose di distorsioni, però i tempi di recupero sono ovviamente molto, molto 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 più brevi, però sto sentendo veramente molto male Matteo. Adesso però riesce a distendere il ginocchio, anzi il medico riesce a distendere la sua gamba. Gioco fermo perché ovviamente Soragna in questo momento non riesce a raggiungere la panchina. Di Noia in precedenza è andato a sincerarsi delle condizioni di Matteo, chiaramente non avendo colpe si sente anche in qualche modo causa di questo dolore. Sì, negli ultimi minuti non sono convintissimo del metro arbitrale, perché stanno fischiando dei contatti a metà campo, comunque delle cose più veniali, mentre lasciano andare portellate a rimbalzo, tipo in questo caso c'è stata trattenuta tra, penso, lo stesso Di Noia e Cuccarese e non c'è stato nessun fischio. Soragna si è trovato in mezzo a queste situazioni, non è tanto per questioni di punteggio, ma appunto perché i giocatori rischiano di farsi male se la fisicità diventa troppo alta, perché poi si perde anche la coordinazione. Tanto Soragna si è alzato in piedi, appoggiano entrambi i piedi, speriamo sia un buon segnale. Cammina, seppur a fatica. Sì. C'è un time out in campo. La cosa bella è che Soragna sta tornando in panchina sulle sue gambe. Non era scontato per la gestualità, no? appena subito il contatto. Sì, poi diciamo che in questi ultimi 20 anni di carriera le ginocchia di Teo qualche sollecitazione l'hanno subita, per cui ogni colpo, ogni leggera distorsione può avere un effetto peggiore di quello che avrebbe a qualsiasi altro compagno di squadra o avversario. Adesso però si sta ancora consultando con il medico. Vediamo, credo che debba essere sostituito in questo momento, non riesco ad entrare in campo.
Si rientra in campo, ovviamente Soragna è stato sostituito, penso, da Dorday. Esatto, e c'è la rimessa per Piacenza. E Piacenza ha 4 secondi per superare la metà campo, perché il cronometro si è fermato sui 20. Nessun problema per Gasparin, che prova ad attaccare dal palleggio di Noia. La palla arriva a Magrini in punta. Cuccarese, serve Meschino. Arriva a raddoppio di Pagni, palla fuori a Gasparin, che allo scadere si prende la conclusione difficilissima, tocca il ferro, ma c'è il rimbalzo di San Miniato e il fallo di Cuccarese, che è arrivato in ritardo su questo pallone. Piacenza da diversi minuti non riesce proprio a segnare, nonostante le soluzioni non siano male, a parte quest'ultima di Gasparin, che è stato costretto a tirare in corsa da 6 metri e l'unico obiettivo era toccare il ferro. Negli ultimi minuti Piacenza l'unica cosa che non riesce a fare è segnare, e San Miniato a piccoli passi, con qualche tiro libero, qualche appoggino, sta rientrando. Anzi, in questo momento addirittura ha sorpassato Beccheri. Nel primo vantaggio per i toscani, che si fermano al più uno. Dorday conquista questo rimbalzo e parte in palleggio, si ferma perché la difesa si è ormai schierata, serve Gasparin. Poi è proprio su il blocco e va a prendere posizione Gigi Dorday e riceve, sono ben 2 uomini su di lui, palla fuori, e 3 punti per Magrini, che si deve prendere questo tiro allo scadere. Ha sbagliato Dorday, segna il controsorpasso per la Beccheri Piacenza. Ha fatto una cosa preziosissima Meschino, andando a toccare questo rimbalzo offensivo che è carambolato nelle mani di Dorday, che si è fatto trovare pronto, ha segnato 2 punti facili. Molto molto importante questa cosa di Meschino. Bruno in palleggio proprio contro Meschino, che tiene molto bene la posizione, stoppa il tiro. Poi l'ultimo tocco è della difesa di Piacenza, un'altra cosa buona di Emanuele Meschino, che lascia soli 3 secondi nell'attacco di San Miniato, e coach Barsotti ci vuole parlare sopra per costruire la miglior conclusione in questa azione, quando mancano 2 minuti e 31 all'intervallo lungo. Sì, è incredibile comunque, almeno io rimango stupefatto dall'intensità difensiva che sta mettendo San Miniato, perché non riesce, anzi riesce a rendere complicata, se non impossibile, qualsiasi ricezione diretta. Piacenza deve sempre fare 2 passaggi in più, o comunque palleggiare per migliorare le linee di passaggio, per cercare di servire i propri attaccanti in post basso. Così facendo San Miniato sta negando quelle che sono le soluzioni offensive principali di Piacenza, che deve ogni volta leggere e costruire qualcosa di nuovo. Penso che Dorday abbia segnato il primo canestro dal campo solamente nell'ultima azione offensiva di Piacenza, e Dorday è un attaccante da 15 punti di media, o comunque è un attaccante che ha tantissime soluzioni nel proprio repertorio. È un atleta incredibile, braccia lunghe, alto, salta, e nonostante ciò contro avversari anche più piccoli di lui sta facendo molta fatica, appunto perché le ricezioni sono sporcate tutte le volte all'incredibile intensità che mette in difesa San Miniato. Non sbagli Dorday, 2 punti conquistati proprio nell'azione precedente, ma questo rientra in tutto quello che diciamo dall'inizio di questa partita, dalla presentazione della partita, ovvero San Miniato è una squadra che può mettere in crisi veramente chiunque. Tanto c'è un tocco della difesa piacentina, 2 secondi per un tiro per San Miniato. Quello che può fare la differenza poi sarà nel proseguo della gara, perché rimangono altri 2 tempi e bisogna vedere quanta energia rimane nelle gambe dei difensori toscani nell'ultimo quarto. Anche perché quello di San Miniato è un tipo di gioco veramente dispendioso. Intanto Serigne si è preso ben oltre la sirena questa conclusione. Palla persa per 24 secondi. Rimessa per la Beccheri, che dopo aver trovato il nuovo vantaggio sul 22-21 ha l'occasione di allungare nuovamente. Adesso addirittura Serigne a mettere pressione a tutto campo a Gasparin, che è un'ala e cambiano su tutti i blocchi. Molto bravo Giovanni a leggere questa situazione e attaccare appena visto un corridoio libero. Porta a casa un fallo proprio di Serigne, viaggio in lunetta,
mentre Serigne lascia posto in campo a Solletto. Curiosa conclusione di Gasparin, che si accorge in corsa di aver sbagliato l'impostazione del tiro, rifà da capo e segna il primo. Sbaglia il secondo, ma molto prezioso il tap-in di Dordei. Terzo rimbalzo nella partita, quarto punto conquistato, 25-21 Piacenza. Insomma, non effettuare il taglio fuori Dordei in situazione di rimbalzo offensivo non è l'idea migliore. Penso che l'allenatore Ciamminiato non sia eccessivamente entusiasta di questo. Intanto c'è un fallo. Fallo proprio a Dordei, che è incredulo per questo fischio. E Dordei adesso viene sostituito e stava dicendo alla panchina: no, lasciatemi in campo, che se ne arrivi, lasciatemi in campo. Però l'allenatore, forse coscienziosamente, conscio del fatto che appunto avesse tre falli, lo toglie per preservarlo per il proseguo della partita, contando anche che le situazioni fisiche di Soragna, che è uno di quelli che girano nel pacchetto dei lunghi, non si sa se permette di rientrare in campo o meno di Matteo. Pagni colpisce 2-1 della lunetta e 25-23, siamo entrati negli ultimi due minuti di gioco. Attacca Gasparin, non sfrutta il blocco di Infante, non lo fa nemmeno in questo momento. Infante rimane lì, c'è un cambio difensivo, se ne avvede Gasparin che va dentro, segna e subisce il fallo. Fallo che dovrebbe essere di Pagni, tiro libero supplementare in arrivo per Gasparin. Sì, è stata probabilmente l'azione più brutta della partita, Luca. E ha portato, sì, sì. E ha portato a... E quella più proficua per da Becker. Sì, c'era stata, non so se è un'incomprensione, un tentennamento da parte di Gasparin, infatti, che hanno cambiato il lato del picanò due o tre volte. Gasparin a un certo punto ha deciso di andare dentro a segnare subendo il fallo. Ha convertito anche il libero supplementare, quindi vantaggio di 5 lunghezze, 28-23 per Piacenza, un minuto e mezzo all'intervallo. Attacca molto bene Mosumma e ovviamente Ciamminiato. La stanchezza del sabato sera porta a questi errori. Palla che circola molto bene, passaggi che portano al nuovo meno 3 per gli ospiti. Sì, Piacenza ne ha un paio di azioni, ha deciso di schierarsi a zona. Nell'ultima occasione aveva portato 4 giocatori sul lato forte, lasciando un solo giocatore sul lato debole, che ha dovuto compiere una scelta. E tanto dopo l'errore al tiro di Magrini arriva la palla recuperata, perché porta a casa un fallo in attacco. Sostanzialmente appena dopo il rimbalzo, stava per mettere giù il pallone, sbattuto contro il numero 99, maglia Becker di Piacenza. Quindi sì, Bertolini ha perso probabilmente il controllo del corpo nel recuperare il palleggio, è stato bravo Magrini mettendo pressione, mettendo il proprio corpo sulla linea di palleggio dell'attaccante, subito verso sfondamento, palla contro petto. Non sempre vengono fischiati questi contatti da parte degli arbitri, in questo caso sì, e anche giustamente, mi sa che è. Attacca Gasparin, fuori da Meschino, arriva la palla a Finn che si arresta, conclusione sbagliata, prova a lottare Infante che in qualche modo mette le mani sul pallone ma sbaglia poi la conclusione. Noia già nell'altra metà campo a ribaltare il lato per Bruno, c'è il cambio difensivo, non prova ad attaccare Infante e arriva una palla persa per infrazione di campo. Piacenza graziata perché si era trovata con Infante a marcare Bruno, che può essere molto pericoloso partendo in palleggio fuori dai tre punti. Sì, ma qua è vero, si è ammigliato dopo un regalo a Piacenza, ha sbagliato un passaggio molto semplice, anche perché la pressione che metteva Infante sul ricevitore non era, come si dice, non era così insuperabile, però speriamo che Piacenza approfitti in questi ultimi 25 secondi per costruire qualcosa di positivo. Adesso time out chiamato appunto dal coach di Zolzi per, presumo, disegnare l'ultima rimessa e l'ultimo schema d'attacco. Piacenza che, come dicevi, non potrà andare fino in fondo ma lascerà soltanto
circa un secondo agli ospiti per l'ultima conclusione. Piacenza sta facendo solamente un po' fatica nel leggere quello che succede dopo il primo passaggio, dopo il primo pick and roll nelle proprie soluzioni offensive, perché San Miniato molto spesso cambia sui blocchi, per cui anche ad ogni azione si ricreano mismatch che tutte le volte devono essere letti e riletti. Se non si cambia il lato alla palla molto velocemente, si rischia di perdere anche ogni minimo vantaggio che si è accumulato nei pick and roll iniziali. Squadre pronte a tornare in campo, vediamo quale le decisioni prese dalla panchina biancorossa. È entrato intanto Samoggia, è uscito Meschino. Coach Bizzosi cerca una nuova freccia al suo arco per quest'ultimo possesso offensivo. Ecco Gasparin ad attendere che passino i secondi. Arriva Infante che si sposta subito, il blocco è di Samoggia, si butta dentro Gasparin, servito male Infante perché la palla rimbalza sul piede del lungo piacentino, palla persa e 7 secondi e 66 per San Miniato. Sì, è stato tutto perfetto, finta di blocco di Infante che si va a mettere sul lato debole, vero blocco di Samoggia sul palleggiatore e poi scarico per Infante. Va fatto bene Gasparin, forse gli ha dato la palla sui piedi, forse i tempi di taglio di Infante non sono stati perfetti perché si è mosso forse un mezzo secondo prima andando a stringere troppo i tempi dello scarico. Se avesse aspettato un passo prima di tagliare verso canestro avrebbe ricevuto con meno fatica. Intanto l'ultima azione offensiva di San Miniato che sbaglia questa conclusione, rimbalza di Gasparin che ci prova fuori misura e finisce quindi qui il secondo quarto. Piacenza rimane avanti dopo essere stata raggiunta e superata da San Miniato, 28-25 il punteggio a più tardi per il secondo tempo di questa sfida. Un minuto e 20 all'inizio del terzo quarto fra Piacenza e San Miniato, Piacenza avanti guidata dai 14 punti di Giovanni Gasparin, unico in doppia cifra in questa partita, una partita che seguendo le orme del primo quarto è rimasta su percentuali molto basse dal campo, anche se si sono leggermente alzate, 31 dal campo per Piacenza, 32 per gli ospiti di San Miniato. Sì, San Miniato sta effettuando un piano partita perfetto dal loro punto di vista, perché se lasci giocare Piacenza inevitabilmente vieni sommerso dal talento offensivo dei giocatori del Beccari. Loro stanno rendendo invece la vita complicatissima alla formazione piacentina, cercando di sporcare ogni linea di passaggio, ogni conclusione, piuttosto commettendo un fallo piuttosto che lasciare dei canestri comodi. Intanto una buona notizia dopo quello che è successo nel primo tempo, Soragna è tornato dagli spogliatoi per fare il riscaldamento, ha una vistosa fasciatura su quel ginocchio ma non dovrebbe essere nulla di grave e anzi è pronto a partire titolare in questo terzo quarto, quindi sicuramente i tifosi di Piacenza e la società intera possono tirare un sospiro di sollievo. Negrini è pronto ad effettuare la rimessa mentre San Miniato sta entrando in questo momento sul terreno di gioco. Con Negrini ci sono Gasparin, appunto Soragna, poi Samoggia e Dordei. Gasparin che sta per superare la metà campo, quindi inizia ufficialmente l'attacco di Piacenza, il primo di questo secondo tempo. Negrini che cerca un compagno, Dordei prova a farsi vedere, si va invece da Gasparin fuori dai tre punti. Ecco il blocco di Dordei che taglia dentro, crea spazio per Gas, poi servito Dordei, tiro sbagliato, rimbalzo offensivo e fallo portato a casa. Sì, è stato
molto generoso Gasparini a cercare lo scarico per Dordei, cercando di mettere in ritmo il proprio compagno, aveva forse l'opportunità per un secondo, ha avuto l'opportunità di tirare, ha preferito questo scarico, Dordei ha sbagliato il layup, ma poi è stato veramente molto bravo a recuperare l'imbalzo offensivo e a subire il fallo dei giocatori di San Miniato nel secondo tentativo di realizzare. Dordei ha subito fallo in occasione di tiro, sbaglia il primo tiro libero. Non si sblocca con il secondo, 0 su 2, punteggio che rimane sul 28 a 25, attacca Sollitto, sfrutta il blocco di Pagni, Dordei accetta il cambio, prova a prendere posizione Pagni che è marcato da Malgrini, chiaro mismatch, sfruttato non nel migliore dei modi perché arriva un errore al tiro, parte Dordei e subisce un altro fallo del numero 8, Bruno. Sì, è incredibile il fatto che Piacenza abbia un lungo come Dordei che in questo momento sta giocando da 5 che conduca il contropiede alla transizione e subire fallo proteggendo appunto il palleggio degli avversari. Si fa vedere Gasparin molto lontano da canestro, sfrutta il blocco di Dordei il quale prova a farsi vedere vicino a canestro, si va invece da Magrini che si butta dentro, alza una palla difficile che però arriva nelle mani proprio di Luigi Dordei, ultimo tocco è di Gasparin sul passaggio proprio del numero 21 in maglia bianca, rimessa per San Miniato. La cosa che San Miniato sta facendo molto bene è anticipare la ricezione in post alto per evitare il ribaltamento del lato, e per due azioni consecutive Samaggio non è riuscito neanche a liberarsi fuori linea dei tre punti in posizione centrale e appunto per ribaltare il lato. Adesso incredibile Gasparini che recupera ancora un altro pallone, molto bravo sulla linea di passaggio, molto bravo sul palleggio, arresto e tiro, 30-25, gran canestro di Gasparini. Samoggia a difendere su Bertolini il quale trova Pagni, l'extra pass per Stefanelli che commette infrazione di passi, altra ottima difesa di Gasparin, per la seconda volta costringe il numero 5 in maglia rossa alla palla persa. Sì, è stato veramente fenomenale perché ha messo il proprio corpo sulla linea di penetrazione senza l'ausilio delle mani e delle braccia che avrebbero indotto l'arbitro probabilmente a fischiare un fallo, mentre lui ha messo solamente il petto costringendo l'avversario a perdere le palle da solo. Adesso è lui a gestire questo pallone, c'è il blocco di Dordei, chiude il palleggio, serve proprio Luigi Dordei che fronteggia il diretto avversario Samoggia, fuori dai tre punti, mancano tre secondi, se ne avvede, palleggio, arresto e tiro allo scadere, c'è un pallone entrato in campo. Gioco fermo. È andata bene che i giocatori si sono accorti perché un attimo correre in contropiede e pestare un pallone e rischiare di farsi male seriamente. Si può riprendere a giocare. Il numero 8 per 1 alla rimessa. Vita attacca dal palleggio, su di lui Gasparin, la palla arriva a Pagni, poi Bertolini che segna questo jumper dal mezzo angolo. Sì, ottima azione offensiva perché per una delle prime volte in questa partita San Miniato è riuscito ad attaccare senza interrompere il flusso dell'azione, ha ricevuto, attaccato, scarico, ancora attacco, ancora scarico e bel canestro dai 4 metri libero. In comprensione fra Soragna e i propri compagni si sono mossi sia Gasparin che Samoggia, lui ha cercato un passaggio in mezzo ad entrambi, palla che è uscita dal terreno di gioco, palla persa per Piacenza. Sì, il passaggio era diretto sicuramente a Gasparin che si è schiacciato troppo verso l'angolo e invece di rimanere in posizione di guardia lasciando un passaggio semplice ha complicato un po' la vita a Matteo Soragna. Grande intensità dell'attacco di San Miniato, anche in questa occasione non arrivano i due punti ma un'altra conclusione presa appunto con il flusso di cui parlavi in precedenza.
errore al tiro per Dordei, ma viziato da un fallo della difesa che lo porterà nuovamente in lunetta. Ecco, in questa azione invece San Miniato è riuscito a anticipare il passaggio in post alto e ne ha subito approfittato Dordei, che partendo di mano sinistra verso il lato in cui ha ricevuto la palla, che in genere potrebbe creare problemi all'attaccante, mentre lui con il suo enorme talento sia tecnico che atletico è riuscito ad andare fino in fondo e a subire il contatto, e per poco non ci scappa anche il gioco da tre punti realizzando il canestro, che la palla è uscita dal canestro per pochissimo. Segna invece il primo tiro libero, segna anche il secondo, ristabilite le 5 lunghezze di vantaggio per Piacenza. Mancano 7 minuti in questo terzo quarto. Il cambio difensivo porta Bertolini a essere marcato da Magrini, prova a sfruttare la superiorità fisica, lo fa nel migliore dei modi perché trova il canestro e trova anche il fallo del numero 99 di Piacenza. Sì, peccato, perché Magrini aveva subito bene il primo contatto, poi si è fatto probabilmente un po' ingolosire e ha allungato una mano cercando di recuperare il pallone, che non ha minimamente minato il movimento offensivo di Bertolini, che è riuscito ad andare su molto bene in verticale assorbendo il contatto e realizzando un semplice canestro che adesso lo porterà anche in lunetta per il tiro libero supplementare. Libero che vale il meno 2 perché viene realizzato. 32-30 allunga la difesa San Miniato, viene però ben battuta da Piacenza. Adesso Dordei predica calma, serve Gasparini, quale finta il tiro, si arresta, c'è buona la difesa su di lui, servito quindi Dordei nel pitturato, arresto, tiro, solo secondo ferro per lui. Sì, azioni poco fluide quelle di Piacenza, però è andato a cercare il vantaggio un po' basso, Dordei è riuscito comunque a costruirsi un tiro dal palleggio partendo spalle a canestro, poteva essere realizzato, ma ottima difesa di San Miniato, sempre in ostacolare. Piacenza sta continuando a cambiare, permettendo a Bertolini di trovarsi contro non il diretto avversario, ma in questo caso Finn, lo punisce con il canestro della parità, 32-32 quando mancano 6 minuti. Sì, Bertolino ha realizzato un canestro proprio di classe, perché era tutt'altro che semplice, un tiro molto complicato dalla linea di fondo dai 4 metri, a una distanza inusuale, era comunque ben marcato. Dordei prova ad attaccare dal palleggio Sollito, il quale commette fallo. Anche in questo caso comunque un'azione molto ferma da parte di Piacenza, con la palla che è arrivata in punta e lì si è fermato un po' il gioco. Sì, sono azioni farraginose quelle di Piacenza, perché cerca sempre di trovare la soluzione più comoda vicino a canestro e la palla circola poco. In questo caso invece la palla ha cambiato lato e si è trovato un buon tiro verso Ragna, e quando ci sono buoni tiri ci anche sono se buoni rimbalzi, esatto, come in questo caso. Seconda opportunità, sbaglia però Samoggia. La Piacenza ha costruito bene e quindi ha avuto non una ma due possibilità. Attacca intanto San Miniato con Zita, che semina il panico nella difesa di Piacenza. Ottimo il passaggio fuori dai tre punti per Bertolini, pericolosissimo anche da quella distanza, e massimo vantaggio per gli ospiti sul 32-35. Sì, ottimo terzo quarto di Bertolini finora, che ha fatto 7 punti di fila, 8 punti di fila. Porta a casa un fallo Gasparin, c'era stato il cambio difensivo, si era trovato Pagni su di lui e non ha potuto far altro che commettere un fallo sul numero 11 piacentino, il quale è già in lunetta perché San Miniato anche in questo quarto ha già esaurito il bonus. Effettivamente l'aggressività che abbiamo lodato finora di San Miniato però ha un'altra faccia della medaglia, che è appunto la quantità di falli che gioco forte ti porta a commettere, e questo porta gli avversari, nella fattispecie Piacenza, ad andare costantemente in lunetta e in questo caso colpire con 2 su 2 con Gasparin per il nuovo meno 1. Gasparin che marca Zita, il quale lo batte dal palleggio, porta a casa il fallo. In questo caso Gasparin era probabilmente un po' alto sulle gambe, molto bravo Zita ad approfittarne, appena ha visto l'indecisione del difensore a buttarsi dentro. Non è arrivato in tempo l'aiuto, Gasparin è stato costretto a fare fallo e mandare il lunetto all'avversario per evitare che realizzasse due punti facili. Zita segna nel primo tentativo, va con il
secondo anch'esso si insacca nella retina. 34-37 per gli ospiti, difficoltà sulla rimessa perché San Miniato già come in precedenza sta allungando la difesa a tutto campo per cercare di mangiare ulteriori preziosi secondi all'attacco di Piacenza. Arriva una palla persa, Serigne corre nell'altra metà campo, si appoggia al vetro, bel contropiede che costringe Coach Pizzozzi al time out. Sì, purtroppo Serigne era raddoppiato in post basso, aveva ricevuto in un'ottima posizione e leggendo appunto il raddoppio ha provato a scaricare fuori a Finn, che non mi sembrava fosse nella miglior posizione possibile per ricevere. Il passaggio è stato intercettato da Gay Serigne e ha realizzato due punti molto comodi in contropiede. Adesso Piacenza deve cercare di quadrare il cerchio in attacco perché le azioni sono, come dicevamo prima, troppo farraginose e, come si dice, tenendo la palla troppo ferma si amplifica la pressione subita dagli avversari, mentre bisogna cercare di far muovere il più possibile la difesa di San Miniato, e se non si muove la palla difficilmente i difensori smettono di porre pressione. Torna in campo, stessi 5 per coach Pizzozzi. Ancora pressing a tutto campo, a uomo per la difesa di San Miniato. E non potrebbe essere altrimenti, stanno trovando ottime cose da questa difesa allungata che costringe Piacenza a perdere molti secondi come in precedenza. Adesso Samoggia è in punta, spalle a canestro, cerca un compagno, trova Suragna. La palla circola per Gasparin che apre il palleggio, si butta dentro, servito Magrini che colpisce allo scadere, e sono tre punti molto importanti questi. Sì, quasi valgono oro perché del perimetro Piacenza da molti minuti che non segnava e questa bomba può creare fiducia nelle mani dei tiratori. Zita dal palleggio, si arresta, trova un compagno, nella fattispecie Sollito, che però sbaglia la conclusione e quindi può attaccare nuovamente Piacenza con la palla che potrebbe essere del pareggio. Così è, servito Gasparin che si appoggia al vetro. Sì, un altro dai e vai eseguito molto bene da Piacenza. Gasparin riesce a mettere il proprio corpo davanti al difensore, viene servito con tempi perfetti e realizza un comodo layup di mano destra sul lato sinistro del campo. Ha provato a rispondere Bertolini ma ha sbagliato la sua conclusione. Lotta molto bene Piacenza rimbalzo e questo è un possesso importante, e schiaccia Giovanni Gasparin quel punto esclamativo per il nuovo sorpasso Becheri. Beh, Gasparin è veramente incredibile in queste azioni, è il secondo dai e vai di fila nonostante la pressione avversaria, è veramente incredibile mettere, come ripeto, la propria spalla sinistra davanti alla spalla sinistra del difensore, e in quel momento non lo puoi più prendere perché è un giocatore molto alto, grosso, e come ha dimostrato in questa occasione salta, per cui l'unica cosa che puoi fare è commettere fallo da dietro rischiando di subire canestro e fallo. Sono già 22 i punti di Gasparin in questa partita. Sì, adesso non so neanche quanto sia effettivamente contento di dover realizzare così tanto, perché si è un po' trovato costretto a dover crearsi molti tiri perché ha spesso la palla in mano, perché la pressione della difesa di San Miniato nei confronti del retributore di Piacenza è molto alta, perché lui si trova spesso a dover concludere iniziando l'azione con la palla in mano. Paradossalmente una delle cose positive per Piacenza è che Gasparin smetta di segnare e comincino a segnare i vari Samoggia, Soragna, Magrini, tutta gente con tantissimi punti alle mani, in modo da poter variare le soluzioni offensive, in modo che la difesa di San Miniato abbia più punti di attenzione. Vedremo quali saranno gli adeguamenti dei toscani.
Toscani che attaccano in questo momento, Gaia e Serigne da Pagni, poi di nuovo Zita su quale difende Soragna, usa bene il fisico e poi la conclusione sbagliata da tre punti da parte di Gaia e Serigne, rimbalzo di Dordei e Magrini conduce questo attacco. Sì, Gaia e Serigne c'è un po' graziato perché Dordei era andato in pre-rotazione schiacciandosi un po' verso l'area lasciando libero il proprio avversario diretto. In realtà Soragna è riuscito a contenere molto bene la penetrazione dell'attaccante di San Miniato e non c'era bisogno di questo aiuto. Bene così comunque per Piacenza, adesso Soragna subisce fallo tra lunetta per i due liberi del possibile più 4. È un fallo molto importante, è il quarto di Stefanelli che dovrebbe aver lasciato il terreno di gioco, giocatore troppo importante nell'economia del gioco di coach Barsotti per poterlo rischiare in questo terzo quarto. Soragna intanto va con il primo tiro libero, va a segno, secondo punto della sua partita. Segno anche con il secondo, quindi sono 4 i punti di vantaggio per Piacenza. Sì, non è ancora entrato in campo Infante in questo terzo quarto, vediamo se coach Pizzosi deciderà di utilizzare il proprio pivotone nel quarto quarto. Ma intanto buona cosa di Pagni nel pitturato, due punti trovati contro Dordei. Sì, ha preso una posizione molto profonda, in quel caso il difensore è meglio che sia dietro e non cerchi di ostacolare più di tanto perché l'unico rischio è quello di commettere un fallo. Dordei gira la palla per Samoggia, viene sporcato il suo passaggio e quindi corre San Miniato. Infrazione di passi, una leggerezza quella di Pagni, procura una palla persa ai suoi. Si può con la leggerezza è che è proprio tentennato, ha ricevuto senza saper bene cosa fare, se penetro, tiro, passo, alla fine ha optato per un palleggio verso il canestro, però ormai ha già mosso entrambi i piedi, ottimo fischio e buona cosa per Piacenza. Piacenza attacca, adesso è Soragna in possesso di palla, si rimane fuori dall'arco dei tre punti, nuovamente Soragna marcato da Gaia e Serigne, gran crossover, la palla esce da Dordei, si arresta, sbaglia questo tiro, prova ad arrivarci Gasparin, ma la palla ormai è uscita e sarà per San Miniato. Sì, Samoggia ha rinunciato a quello che poteva essere un tiro per andare a cercare Dordei. Mi sembra un po' fuori dalla partita Giuliano Samoggia offensivamente. Avrebbe bisogno di un canestro facile per sbloccarsi, perché è un giocatore con tanti punti nelle mani, come ha dimostrato nelle partite precedenti. Intanto Bruno ha sbagliato questa conclusione, corre Magrini che ha catturato il rimbalzo in precedenza, si ferma e chiama il gioco. Che gioco presumibilmente è un pick and roll verso sinistra con Dordei che taglia in mezzo all'area. Insiste con il palleggio, si va proprio da Dordei, palla fuori per Magrini che non colpisce, ma Samoggia bene a rimbalzo fuori da Gasparin. Questa volta è sbagliata la conclusione. Altra seconda opportunità per Piacenza non sfruttata. C'è un fallo di Magrini. Sì, il fallo di Magrini è sostanzialmente per bloccare la transizione avversaria perché non erano accoppiati bene i giocatori di Beccari. Sì, Dordei nell'occasione precedente ha perso un po' l'occasione per cambiare il lato e trovare un tiro migliore. Si è trovato un tiro dall'angolo di Magrini, buon rimbalzo d'attacco, servito ancora Gasparin che invece di ricominciare ha optato per una soluzione con un tiro da tre punti dato che era libero. Peccato perché i due tiri costruiti erano buoni. Tanto Zita ha servito Gaia e Serigne, un cattivo trattamento di palla lo porta a regalare questo possesso a Piacenza. Adesso sto discutendo uno di due arbitri con quel Pizzosi, non sono riuscito a capire cosa sia successo, però il gioco pare che possa ricominciare senza problemi. Una minaccia di tecnico, sinceramente non ho visto per cosa, comunque si gioca con Gasparin che supera la metà campo marcato da Di Noia, poi Dordei. Palla molto ferma anche in questo caso, come già successo in precedenza. Gasparin che chiude il palleggio molto lontano da canestro, trova Dordei, palla per Fine che deve prendersi questo tiro, c'è un fallo di Gaia e Serigne, graziata veramente Piacenza.
Sì, questo è un bel regalo, cioè, anzi dobbiamo ringraziare l'aggressività di Galsiarin per il regalo. Il tiro di Fine, è vero che Fine è un tiratore, va sempre rispettato, però era un po' fuori equilibrio e molto distante lì nei tre punti. Bene così, adesso Gabriele in lunetta potrà tirare di bene. Va con il primo, un fallo subito praticamente allo scadere, mancava soltanto un secondo, con l'equilibrio precario e la grandissima distanza, probabilmente avvicinarsi senza cercare di ostacolare più di tanto quel tiro sarebbe stato per San Miniato meglio. Sì, ha proprio perso il controllo del corpo e ha frenato addosso Fine. Adesso l'ultima azione offensiva per San Miniato con 25 secondi sul cronometro. Il Piacenza ha ancora un fallo da spendere prima di raggiungere il bonus, per cui vediamo come deciderà, anzi brutta cosa che non si è accoppiato, vediamo come deciderà Beccari di difendere in questa azione. Tanto Bruno, che era stato lasciato colpevolmente libero, non si è preso questa conclusione. Zita marcato da Magrini, Samoggia non arriva in tempo, però c'è l'errore al tiro. Seconda opportunità per Di Noia che realizza e Finn manda lontano dal canestro quest'ultimo tiro. Non un'ottima gestione difensiva di quest'ultimo possesso, con appunto un fallo da spendere, si è lasciato andare a canestro l'avversario, c'è stato il rimbalzo offensivo, c'è stato il canestro. Ma in realtà il poteva anche starci difendere senza, perché comunque San Miniato ha fatto un'azione molto scolastica, cioè ha provato a penetrare forzando un tiro di un piccolo che penso fosse Zita contro Samoggia, un terzo tempo fuori equilibrio, è stata superficiale. Beccari a rimbalzo non ha difeso fino alla fine del quarto, ma ha difeso solamente fino alla fine delle azioni, invece di controllare a rimbalzo e appianarlo con due mani ha fatto una specie di tap out, però nella metà campo difensiva è un rischio perché la palla è stata recuperata da un attaccante di San Miniato che ha punito con freddezza realizzando il canestro del meno 2. E si è quindi nell'ultimo mini intervallo sul 45-43. Piacenza che, come dicevamo in precedenza, si sta affidando in maniera fin troppo esclusiva a Giovanni Gasparin, nettamente il miglior realizzatore in questa partita con 22 personali. Sono poi a 6 punti Dordei e Magrini, poi a seguire Soragna con 3 e ben 4 giocatori a quota 2 punti realizzati. Sì, come dicevamo prima, molto spesso Gasparin si trova con la palla in mano a dover iniziare sicuramente a dover concludere l'azione, per cui molti di questi punti derivano anche da questa situazione. Altra cosa, i compagni, per merito della difesa toscana, molto difficilmente sono liberi, per cui è molto bravo Gasparin a caricarsi di questa responsabilità e a realizzare. Cioè 22 punti in tre quarti è un super bottino personale. Adesso Giovanni probabilmente si siederà per qualche minuto, anzi no, rientra in campo, sono stato ingannato io alla sua posizione. Non c'è un attimo di riposo per lui, già 30 minuti su altrettanti disponibili in campo. Inizia anche quest'ultimo quarto, l'ultimo quarto che parte con San Miniato in possesso di palla, Zita marcato proprio da Gasparin, poi Di Noia per Bertolini, consegnato Serigne, prova a servire Bertolini, si prende poi questa conclusione pesante, questa volta a segno, torna avanti San Miniato. Sì, si è allargata un po' la maglia della difesa piacentina, lasciando un tiro abbastanza libero a Galsiarin, che è stato bravo a realizzare nonostante tutti gli errori precedenti, l'ha preso con fiducia. Tanto un arresto e tiro di Magrini che non trova i due punti, corre Zita, trova Di Noia e poi è rientrata Piacenza, quindi si ferma qui l'attacco di San Miniato che riparte con questo pick and roll tra Zita e Bertolini, si appoggia molto bene al vetro di mano destra arrivando da sinistra Zita. 45-48. Sì, qua ha fatto un canestro veramente difficile, per cui applausi per Zita, perché Fine era rimasto accoppiato molto bene contro lui, aveva anche alzato le braccia non ostacolare la conclusione. Adesso Piacenza ancora non costruisce niente, si trova Gasparin dall'angolo e colpisce ancora lui,
25 punti personali, 48 di squadra, come 48 sono quelli di San Miniato. Nuova parità in questa partita. E Gasparin con un movimento che faceva sempre sale Alexander Djordjevic, un playmaker storico negli anni 80-90. Ha praticamente catturato il centro dell'area con la penetrazione, poi si è andato a mettere in angolo. In quel momento i difensori avevano smesso di seguirlo e lui li ha puniti con un canestro veramente molto bello. Altro errore intanto per San Miniato, che su un semplice layup trova il secondo ferro. Servito Dordei contro Zita, può attaccarlo stante la maggiore fisicità. Dai e vai con Samoggia, arriva molto bene Gaia Serigni e poi in qualche modo Dordei prova con la seconda opportunità sbagliata, perché c'è una tonnara di sotto canestro. Zita scivola ma mantiene comunque il possesso di palla per i suoi. Di Noia sbaglia questa conclusione, buon per Piacenza perché era rimasto completamente libero in angolo. Sì, i toscani avevano attaccato molto bene in questa situazione, avevano costruito un vantaggio e poi l'hanno cavalcato con varie extra pass. Nell'azione precedente incredibile stoppata di Gaia Serigni, che atleticamente è molto bravo. E intanto colpisce dalla lunghissima distanza Gabriele Finn. Vantaggio Piacenza, mentre si è rialzato dalla panchina Infante, pronto a rientrare dopo la lunghissima permanenza fuori dal campo. Attacca Bertolini, intanto arriva il raddoppio di Magrini, servito però molto bene di Noia sotto, si appoggia bene al vetro. Questa è stata una superficialità della difesa di Piacenza, è partito in pre-rotazione un giocatore per andare a raddoppiare, il resto dei giocatori non li ha seguiti. Intanto bravo Dordei a effettuare questo taglio con i tempi giustissimi, gli manca forse un po' legame per andare su deciso, ma ha fatto saltare entrambi i difensori e ha subito fallo. Molto bravo nel far saltare appunto i difensori e andare su per la conclusione mentre i difensori li stanno scendendo, rendendo inevitabile il contatto. Intanto esce Giuliano Samoggia e rientra Matteo Saragna. Anzi, esce anche Finn e rientra Francesco Infante. Adesso varia il quintetto di Piacenza perché gioca con due lunghi di ruolo, nonostante Dordei possa palleggiare e tirare anche dall'istante. Comunque si va a cercare più ricezioni probabilmente in area, perché Infante è veramente un pivot di ruolo e privilegia le ricezioni profonde. E intanto c'è stato il 2 su 2 per Dordei, il 53 a 50 nel punteggio, mentre attaccano gli ospiti. È rientrato sul terreno di gioco Stefanelli, che tiene vivo il palleggio, sfrutta il blocco di Bertolini, poi non si capisce con Pagni il quale stava tagliando. Palla persa e buon per la Becheri, che sul più 3 ha un possesso per provare ad allungare. È Magrini il portatore di palla designato in questo caso, serve Infante dove non può essere pericoloso, però apre il palleggio lungo di Piacenza, serve molto bene Dordei, il quale porta a casa un altro fallo, l'ennesimo in questa partita. Beh, Dordei si sta muovendo molto bene sui tagli e la cosa più preziosa che fa è quella di farsi trovare libero dai propri compagni. Anche in questo caso è stato molto bravo a ricevere, andare dritto verso il canestro e a indurre l'arbitro a fischiare un fallo a proprio favore, perché il contatto del difensore di San Miniato era evidente e ormai era anche in ritardo. Sbaglia il primo tiro libero Dordei. Secondo tentativo per lui, stavolta a segno del nono punto nella sua partita, 9 anche rimbalzi, in odore di doppia doppia. Attacca Sollitto, poi serve Bertolini su cui difende Infante, c'è il recupero di Dordei che corre nell'altra metà campo, si arresta perché arriva il raddoppio su di lui, ribalta al lato da Gasparin ed ecco servito Infante, si avvicina, spalle a canestro, il tiro molto difficile e sono due punti molto molto importanti. Che canestro questo di Francesco, si è girato dove il difensore lo stava aspettando, perché il difensore è stato bravo a togliere il contatto e poi a ridarlo nel momento della conclusione. Lui è stato
su, è stato in aria veramente tanto tempo e con una mano sola, proteggendosi con la mano sinistra, ha posato morbidamente il pallone al tabellone per questi due punti. È stato un canestro molto più difficile di quello che l'ha fatto sembrare. Intanto, e poi oltre alla difficoltà, anche l'importanza di questo canestro, perché ha dato una dimensione offensiva diversa a Piacenza con questi uno contro uno in post basso. La difesa di San Miniato sarà costretta a schiacciarsi e con la stanchezza di 34 minuti già trascorsi nelle gambe, quando San Miniato dovrà poi riaprirsi sui tiratori dopo essersi schiacciato all'interno dell'area, vedremo quali saranno i tempi di reazione dei giocatori di San Miniato. E sicuramente di questo aveva parlato coach Barsotti in questo time out chiamato proprio dalla sua panchina. Si torna sul terreno di gioco, mancano appunto poco meno di 6 minuti alla fine di questa partita. Un buon momento quello di Piacenza, è tornata avanti di 6 lunghezze, 2 possessi pieni, però il possesso di palla è per San Miniato, che attacca con Zita, supera la metà campo e cerca Stefanelli un po' in ombra offensivamente in questa partita, lui che, come già detto più volte, è il primo terminale offensivo dei toscani. Bertolini si alza, tiro sbagliato, lottano un po' tutti a rimbalzo, la palla arriva poi da Zita, il più piccolo in campo, però c'è stato un rimpallo che lo ha favorito, si butta poi dentro il Sollitto, apre il palleggio, trova un compagno, un Zita che finta molto bene il passaggio, si appoggia al ferro e trova due punti. Una grandissima cosa quella fatta da Zita. Sì, è stato veramente molto bravo a fintare il passaggio, poi partire e fare questo canestro con un secondo tempo anticipato, un sottomano molto morbido, molto complicato. È stato veramente molto bravo anche nel recuperare il rimbalzo offensivo, è stato sveltissimo dopo una serie di tocchi. D'altra parte San Miniato ha meno talento offensivo di Piacenza, per cui deve anche aggrapparsi per segnare a queste soluzioni abbastanza estemporanee dettate dall'istinto dei propri giocatori. E Piacenza in attacco con Luigi Dordei, serve Gasparin, bellissimo giro sul perno, altri due punti di incredibile fattura per il numero 11 della Bakery, che ora segue Zita, gli sporca il pallone, comunque lo disturba in questa conclusione, poi predica calma. Che gran partita di Gasparin, assolutamente. Dal punto di vista difensivo è ineccepibile, perché a parte una volta in cui si è fatto battere è stato veramente perfetto nel seguire le iniziative dei giocatori toscani, e offensivamente ci ha fatto vedere tutto: penetrazioni, tiri da tre, tiri liberi, questo movimento in post basso, si è sentito proprio il fischio dello squalabus che stava per partire, quando ha sentito il contatto si è girato velocemente dal lato sulla sua spalla sinistra, dal lato destro, e ha concluso morbidamente il tabellone. Attacca dal palleggio Magrini, che alza questa palla per Infante, buon passaggio di Magrini che porta ad un fallo subito dal lungo di Piacenza. Sì, leggermente forzato, un po' rischioso, però Infante aveva perso una ottima posizione, molto profonda, e poi col suo fisico si è protetto e ha subito il contatto dei difensori che lo manda in lunetta. Speriamo in un 2 su 2 che darebbe 8 punti di vantaggio e un bel cuscinetto di sicurezza per la Bakery. Intanto manda a segno il primo, 59 a 52. Ti ha ascoltato Marcello, perché ha segnato un 2 su 2, ti vale il 60 a 52 per la Bakery. Mancano 4 minuti e mezzo alla fine di questa sfida. Zita attacca in palleggio, accetta il cambio Dordei, c'è Pagni vicino a canestro marcato da Gasparino, il quale però tiene bene col fisico, lotta anche a rimbalzo ma poi commette fallo proprio sul numero 17 di San Miniato. Sì, si è trovato in una posizione scomoda per un difensore, si era alle spalle del proprio attaccante diretto, per cui non è riuscito a effettuare il taglia fuori, ha provato a spingere per recuperare la posizione, quello che ci sta tutto sommato, e anche il primo di Piacenza in questo quarto. Zita nuovamente in palleggio, gli attacchi passano dalle sue mani, Bruno finta il passaggio, poi una conclusione estemporanea da tre punti, ma la manda a segno.
Sì, ha realizzato un canestro veramente molto difficile, anche perché Soragna non lo mollava, ha dovuto alzare la parabola cadendo anche leggermente indietro con le spalle, proprio un canestro di talento, diciamo così. Vediamo quale sarà la risposta di Piacenza, che si affida a Magrini, che tiene vivo il palleggio, su di lui c'è Bertolini, lo batte e allo scadere lascia andare questo pallone. Sì, ha tenuto la palla molto ferma nell'azione offensiva, però è stato bravo, adesso non è rientrata la difesa di Piacenza, peccato, perché sono due punti troppo facili dopo la fatica che ha fatto Piacenza per segnare in attacco nella zona precedente. Molto bravo dal canto suo San Miniato a leggere questo buco difensivo e a punirlo nel migliore dei modi. Adesso Soragna in palleggio, è andato da Magrini, prova a prendere posizione Infante, cerca di farsi vedere, non viene però servito, riceve palla in questo momento quando mancano 5 secondi, ecco Gasparin fuori per Matteo Soragna che si deve alzare, lo scadere, la bomba che fa esplodere il pallabreaker di Piacenza. Siamo entrati negli ultimi 3 minuti, Piacenza è a più 8 e con l'inerzia della partita che sta lentamente andando dalle parti della panchina piacentina. Sì, ecco. Bertolini però non ci sta, segna due punti che riavvicinano i suoi sul 65-59. Piacenza ha dimostrato una lucidità e un cinismo nelle ultime due azioni offensive, ha fatto 5 punti da entrambi sulla sirena dei 24 secondi. Questo canestro di Soragna poi è stato veramente pesante, perché la difesa di San Miniato aveva dato tutto, lasciando però purtroppo libero un tiratore sulle linee dei 3 punti, e se il tiratore è Soragna difficilmente non paghi dazi. In questo caso invece mi ha smentito. E torna molto bene Magrini, che costringe Zita ad un tiro molto difficile. Poi questa rimessa è per Piacenza. Sì, Zita si è complicato leggermente la vita andando a giocare un layup rovesciato con la mano sbagliata cadendo. Probabilmente c'erano soluzioni più comode, però dopo tanti minuti di fatica come quelli che trascorso Zita, difficilmente si è anche lucidi in ogni situazione per cercare la soluzione migliore. Adesso Soragna viene premiato con un fallo a proprio favore subito dal numero 17 Pagni, che è reo di aver allungato le mani. Quinto fallo e Pagni dovrà abbandonare il terreno di gioco per far entrare Gaisarin. Adesso iniziano ad emergere tutti i problemi che questa difesa molto aggressiva e gioco forza fallosa comporta, giocatori che sono al limite del raggiungere i 5 falli. Soragna manda a bersaglio il primo tiro libero, vale il più 7, potrebbe regalare il più 8 alla Becker qualora realizzasse anche il secondo. Conclusione invece sbagliata e a rimbalzo c'è un fallo di Gasparin. Quarto fallo di Giovanni, adesso manca un minuto e 51 per cui presumo rimanga in campo, però deve cercare di gestire la pressione che dovrà poi mettere in difesa. Speriamo che questo non lo condizioni. Zita ovviamente prova ad attaccarlo, sulla finta però si trascina il piede perno, infrazione di passi e rimessa Piacenza. Ha fatto una cosa ottima, perché aveva attaccato subito Gasparin, come dicevamo, che aveva già commesso 4 falli e non può mettere totalmente il corpo sull'attaccante. Ci ha graziato commettendo infrazione di passi, trascinando il perno durante l'arresto. Ora Gasparin a superare non senza difficoltà la metà campo, Soragna gli riconsegna il pallone, poi mantiene vivo il palleggio. Alza una palla molto difficile che Dordei non può controllare in alcun modo. Attacca Bruno, si arresta. Fa saltare. È la conclusione sbagliata, però poi c'è il suo tap-in. Vale il meno 5, manca 1 minuto e 13. Bruno con la finta precedente ha fatto saltare probabilmente anche qualche persona in tribuna. Ha saltato tutti e due i difensori di Piacenza, ha realizzato comodamente poi. Eseguito molto bene, sbagliata la sua conclusione, ma comunque sono arrivati 2 punti. Attacca Piacenza con Soragna.
arriva il blocco di Infante, Soena lo manda via, che vuole servire Magrini, poi si allarga, mancano 4 secondi, gas per Infante, tiro sbagliato, rimbalzo offensivo di Giovanni Gasparin. Cosa ha fatto? Non adoro ripetermi, ma che partita di Giovanni Gasparin. Cosa ha fatto? Ha battuto il suo uomo, è già cosa positivissima, ha scaricato perfettamente per Infante, altra cosa positiva, Infante ha sbagliato, ha recuperato il rimbalzo e ha fatto un canestro incredibile subendo letteralmente una mazzata dai difensori di San Miniato, ma ha fatto una cosa incredibile. È il 29esimo punto, potrebbe andare per i 30. Benino questa sera Gasparin. Direi di sì, anche perché tipo 13 su 17 dal campo, per cui, anzi no, 13 su 19. Trentesimo punto per Gasparin, più 8 per Piacenza. Coach Barsotti ovviamente chiama time out perché cerca di organizzare al meglio questi ultimi 48 secondi. È importante per loro sarà trovare punti in questo primo possesso offensivo, cercare di riavvicinarsi. Sì, deve trovare punti anche rapidamente. La cosa che potrebbe ostacolare San Miniato nel realizzare le proprie intenzioni è il fatto che Piacenza ha commesso solo 2 falli dall'inizio del quarto, per cui quando la difesa di Piacenza si sentirà minacciata, ossia quando un difensore verrà battuto, uno uscirà dai blocchi troppo facilmente, potrebbe commettere fallo senza pagare dazi, perché sono ancora 2 falli dal bonus. Nell'ultimo quarto mi sembra che comunque le gambe dei difensori di San Miniato abbiano leggermente ceduto, comunque non siano così reattive come nel secondo quarto. Nel secondo quarto è stata una cosa incredibile la pressione che è riuscita a mettere la squadra toscana. Adesso però se sono costretti a concedere qualcosina in più agli attaccanti di Piacenza, non poteva essere un finale diverso. E Infante commette fallo su Zita, il quale aveva battuto praticamente tutta la difesa di Piacenza. Come dicevi in precedenza, Piacenza ha dei falli da spendere, lo fa. 4 secondi passati in precedenza, ne rimangono 40 in questo momento, mentre Zita è nuovamente marcato da Infante. C'è un difficile controllo di palla, Bruno va da Sollitto che non colpisce, il rimbalzo di Dordei, e Piacenza vede avvicinarsi sempre di più quel traguardo che vorrebbe dire 2 punti. Sì, è dato molto bravo Dordei a andare più su di tutti per recuperare questo rimbalzo importantissimo. Adesso Magrini ha tenuto palla per subire l'inevitabile fallo di Gaiserin, che manda indietro Magrini sperando in 2 errori. Se facesse 2 su 2 verremmo probabilmente i titoli di coda sulle speranze di San Miniato nel vincere questa partita. Intanto Magrini realizza il primo tiro libero, 9 i punti nella sua partita, come 9 sono quelli di vantaggio in questo momento per Piacenza. Diventano 10 e quando mancano 24 secondi si avvicina sempre di più il successo per Piacenza, è sempre più vicino perché San Miniato perde anche questo pallone e paga sicuramente il grandissimo sforzo profuso in tutta questa partita. Standing ovation dedicata a Giovanni Gasparin da parte di coach Bizzosi. Entra Lorenzo Billi. Sì, tutto il Palasport rende merito a Gasparin per l'incredibile prova che ha affrontato, è veramente molto bravo. È giusta questa standing ovation anche da parte dei propri compagni di squadra, ha portato con tutto se stesso Piacenza la vittoria. Giustissima questo tributo. Ultimi 10 secondi, vediamo che San Miniato prova comunque a riavvicinarsi. Bruno si butta dentro, subisce un fallo di Soragna quando mancano 6 secondi.
viaggio in lunetta per il numero 8, a segno con il primo tiro. Due su due, sarà rimessa per Piacenza, decidono di commettere fallo. Beh, giustamente, San Miniato mi sembra la squadra proprio con la mentalità che non molla mai, quindi tanti applausi per loro anche a fine partita, che hanno veramente dimostrato una determinazione, un carattere, un agonismo che raramente ho visto quest'anno. Meriterebbero, secondo me, più della posizione di classifica che hanno. E giustamente, con una mentalità del genere, anche 5 secondi sono un'opportunità per recuperare, diciamo, di sfruttare, provando a mandare in lunetta Magalini, che però non li grazia. Non li grazia perché realizza il primo, realizza anche il secondo, e quindi rimangono 10 le lunghezze di scarto. Comunque Bruno ci prova, passaggio lungo per Serigne che prova questa conclusione fuori misura, quindi 73 a 63 il risultato finale. Vince Piacenza, due gli uomini in doppia cifra in maglia Becheri, Gasparin e Magrini, il primo a quota 30, Magrini che ha raggiunto i 12 con gli ultimi viaggi in lunetta. È la quarta vittoria consecutiva ottenuta dalla Becheri Piacenza, che sarà di scena nel turno infrasettimanale di mercoledì contro un altro avversario ostico come i toscani del Basket Golfo Piombino. A tutti quanti una buona serata e buon basket.